È noto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite è dominata dagli Stati Uniti, che la utilizzano costantemente come alibi per le loro imprese di stampo imperialista. Esistono però delle emanazioni dell'ONU che sfuggono a questo ferreo controllo, forse perché gli USA non le ritengono sufficientemente importanti agli effetti dei loro interessi. Una di queste è l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Attualmente è diretta da una donna originaria di Hong Kong, Margaret Chang, e ha come vice direttore Asamoah Bach. Questi due dirigenti si sono trovati casualmente a Cuba negli stessi giorni della visita del Papa. E in ambienti completamente differenti, rilasciato delle dichiarazioni che coincidevano con quelle di Raul Castro, che ha pronunciato l'indirizzo del Papa. Hanno detto che migliaia e migliaia di medici hanno potuto laurearsi a Cuba senza spendere un centesimo, che 2,2 milioni di persone provenienti da tutto il mondo hanno potuto essere curate alla vista, in certi casi riacquistandola quando la cecità non era irreversibile, che 5,8 milioni di cubani sono stati strappati all'analfabetismo e oggi sanno leggere, scrivere e far di conto. Hanno aggiunto poi che Cuba ha molto da insegnare al resto del mondo, per il suo grado elevato di assistenza totalmente gratuita, assistenza medicale e per altissimo livello tecnologico raggiunto nonostante l'embargo tecnologico statunitense. Nei giorni della visita del Papa erano presenti oltre 800 giornalisti, tra cui molti italiani. Ebbene, nessuno di loro ha raccolto le dichiarazioni della signora Chang e del vice direttore Bat. Erano troppo impegnati questi giornalisti a seguire le orme delle cosiddette dame bianche. Chi sono? Sono le nipoti o pronipoti degli antichi proprietari terrieri che avevano trasformato Cuba in una gigantesca bisca. Esse forse sognano di riprendere il posto dei loro avi. Queste signore, tra l'altro, come ha documentato, documenti alla mano, WikiLeaks, sono finanziate direttamente dal governo americano. Poco male, Cuba è abituata a queste canagliate. E abbiamo finito per abituarci anche noi. Blanca,